Cari figlioli, salve e ben ritrovati in questo episodio. Oggi ritorniamo a parlare di fuoristrada, sì, perché siamo rimasti un pochettino così in sospeso a causa di quel pick-up che, come vi ho detto, non va tanto avanti. Mi avete risposto, mi avete detto che io l'ho fatto più da drift che da corsa, anche se il problema non è tanto la manovrabilità del mezzo, quanto più proprio la scarsità di potenza per fare la prima gara che ci viene proposta, diciamo, nella storia secondaria. Tutte le macchine mi danno via, nonostante abbiamo speso quasi $700.000, io pensavo di avere un mostro del fuoristrada, invece non è così. Però, tra parentesi, ho fatto tutte le gare notturne e ora ho tutti gli strumenti, tutti i componenti in modalità massima, li ho sbloccati proprio tutti, quindi molto bene, molto contento. Adesso, ci a patto di avere i soldi, ci possiamo sbombazzare le macchine da paura. Molto bene, allora ritorniamo sul nostro mezzo. Ciao Ferrarina, noi non ti abbiamo dimenticata, la dobbiamo ancora sbombazzare al massimo con tutto Ultra Plus per provarla per bene, ma ci vogliono molti soldini. Come vedete siamo a 750.000 e oggi purtroppo ne spenderemo altri. Allora, selezioniamola. Performance, allora, cos'è che va a incidere così tanto sul tipo di guida? Sicuramente noi abbiamo messo le super da drift, ho sbagliato? Noi abbiamo messo queste qua, showcase, le sospensioni per showcase combinano i punti di forza della guida in derapata e su strada e rappresentano un'ottima scelta per gli eventi derapata. No, scusatemi, io ho scelto questo qua. Sono perfette per seminare il caos nelle campagne con stile, ma ti rallentano sull'asfalto. Quindi tecnicamente questo non mi dovrebbe portare a un peggioramento delle prestazioni. Però vediamo se così riusciamo a... ecco, forse così va meglio. Le sospensioni per rally combinano i punti di forza della guida in corsa e fuori strada. Sono un'ottima scelta per le gare sulle strade di campagna, ma ti rallentano sull'asfalto. Prendiamo queste così ci togliamo il dubbio, poi vediamo il quadratino. Ah, guardate, già ce lo fa vedere. Guardate come si sposta il puntino da fuori strada derapata a quasi fuori strada metà. Quindi mettiamoci questo, vai. Pneumatici, penso di aver messo quelli migliori. Sì, tecnicamente noi abbiamo messo questi. Poi ci sarebbero invece pneumatici per speed cross che ci spostano ancora di nuovo in derapata, quindi no. E poi ci sarebbero questi, però non mi sembra, cioè guardare la scolpitura del pneumatico non mi sembra assolutamente da sterrato, ma neanche da rally. Tecnicamente sono troppo lisce. Però questi qua sono per la corsa, vai, spendiamo altri 10.000, tanto ce li facciamo un po' in fretta. Un'altra cosa che ci rimane, ovviamente, è il differenziale, che noi abbiamo preso, abbiamo messo quello sempre da drift, vediamo un pochettino, noi abbiamo messo questo, e invece ci mettiamo questo qua, da rally. In pratica ci dobbiamo fare una macchina da rally e non da speed cross, va bene. Bene, come vedete, adesso il puntino nel rettangolino sta quasi a metà tra fuoristrada e corsa. Proviamo? E come sempre ringrazio i tanti che commentano, che lasciano like, che mi stanno seguendo. Mi raccomando, seguite anche gli altri video di automobili, perché ne stiamo facendo davvero tanti in questo periodo, eh. Allora, andiamo da questa signorina qua, che adesso ci dovremo assorbire di nuovo tutta la strada. Che palle! A guidarlo così, un po' come... oddio! Un po' come prima, sembra prestante. Adesso bisogna vedere contro gli altri avversari come va. Cioè, anche il fatto di aver speso tutti quei soldi e trovarci un livello 225, secondo me, è poca roba, eh. Hai fatto la scelta giusta. Andiamo. Va bene, rifamose tutta la strada, dai. Andiamo. Ok, vediamo un po' come se la cava. Dimostrami che ho fatto bene a portarti qui. Allora, devo dire che già siamo sguisciati in prima posizione, il che mi sembra decisamente strano. Cioè, di solito quando ho provato le altre due volte qui ero tipo quarto, quinto, in questa curva mi ricordo. Continua così e mi avrai stupito. Ok, abbiamo fatto un giro, devo dire che non è che sia così tanto veloce come pensavo, però guardate,
Abbiamo dato un notevole distacco al secondo, sono tipo 220 metri, quindi bene. Quasi quasi mi dispiace che sta andando così bene, perché non c'ho più la scusa per cambiare macchina, perché mi sarebbe piaciuto farmi tipo un Subarino da rally, che non sarebbe assolutamente stato male. Devo dire che ho anche visto diversa gente correre con le hypercar, tipo c'era uno con la Porsche, forse il 918 se non ricordo male, alzata e correva con quello, ovviamente andava da paura. Quindi evidentemente basta solamente metterci sospensioni, ruote, differenziale, qualunque, veramente qualunque auto diventa adatta per l'occasione. Ci hai messo in evidenza proprio quello che volevo. Ok, 21.000, vediamo un pochettino entro quanto recupereremo i 700.000 dollari spesi per sto bestione qua, da 1.000 cavalli quasi. Chi è? Adesso possiamo parlare. Lo showdown aspetta la consegna di una partita di ricambi di fascia alta. Non sa ancora che non la riceverà mai. Corri di nuovo con noi, ripeti ciò che hai fatto e uno dei ricambi sarà tuo. Ci sto. E che ce ne facciamo di questi ricambi? Che poi di che livello ce lo danno? Elite, Pro, perché già Elite non è che me ne frega tanto. Allora, vediamo un pochettino, visto che ora va tanto bene, beh, sicuramente le bombolazze dobbiamo cambiarle. Magari non vado a spenderci 31.000 perché sono tantine. Ma sì, dai, vai con l'ultra, va, spendiamoci un po' di soldi, ci facciamo. Volevo fare solamente l'albero motore, essere sinceri, perché noto che dà davvero tanto. Turbo e albero motore danno molto. Velocità, ok, questo qua mi costa 31. La differenza qua è davvero minima, però vabbè, mettiamoci l'Ultra Plus. Siamo pronti a vedere la potenza, l'Elite. Adesso io avevo questo qua. Vediamo, il biturbo è tanta roba, però no, non sale neanche più di tanto. Pensavo molto di più. Compressore centrifugo ci toglie in accelerazione, quindi direi assolutamente no. Allora, credo che questo qua sia il migliore di tutti. Però costa davvero tanto, tanto costa. Io glielo metto, dai. Ho messo le mani su alcuni ricambi, niente male. Brava. Vieni a correre e potresti riceverne uno. Arrivo subito. Il mio bestione, da quanti cavalli saremmo arrivati ormai? Boh, tantissimi. Oh beh, ma perché devo seguire le strade se ho un fuoristrada da oltre 1.000 cavalli? Tagliamo, no? Mi sembra anche ovvio. Che poi ho notato che ci sono proprio delle strade da sterrato, che noi, ora come ora, abbiamo sempre ignorato, avendo macchine estremamente rasoterra, assettatissime. Facciamo sul serio, già. Pronto, quel ricambio. Ricorda. Non ti premio per la sola presenza. Devi vincere. A quello mi ci sto abituando. Vedremo. Corriamo come fosse l'ultima volta. Notate il golfettino come ha dato via. È accelerato tantissimo. Davanti chi c'è? Comunque noi siamo peggio delle prostitute. Cioè, il pezzo di ricambio è pronto. Noi solamente per avere qualcosa in cambio, Solo per avere... Dove devo girare qua? Ah, la Mini, guardate che bellina. Infatti ci stavo pensando a sbombazzarci una Mini. Mamma mia, come viaggio. Ma con la turbina ultra non si scherza. Poi abbiamo 5 bombe da sganciare quando ci servono, quando abbiamo un bel rettilineo. Vai, vai. Vai giù di bomba. Occhio, gira, cazzo. Non gira. Devo andare di freno a mano. Porcaccia, questa è una cosa un po' scomoda. Cari figlioli, dovete sapere che qua da me c'è quasi il rischio alluvione, perché sta piovendo da 4 giorni, fa abbastanza freddo, però piove tantissimo. Peccato, se facesse un pochettino più freddo ci sarebbero tipo 2 metri di neve a sto punto. Ok, inchiodata paura, che fra un po' ci abbiamo lasciato i cerchioni. Il ricambio ti aspetta al garage. C'è altro di cui vuoi disfarti? Per ora no, per un po' stacco. Disfarti? Ci stia cercando. Dobbiamo andarci piano per qualche tempo. Non ho finito con te.
C'è qualcos'altro di cui vuoi disfare? Cosa ci butta? Le porcherie che non gli servono più? Ma stiamo scherzando! Guardate che porcheria ci ha dato! Una sospensione fuori strada pro! Che ce ne facciamo? Che ce ne facciamo? Beh no, le pro forse sono il massimo. Ci sono le elite, non mi ricordo. Su dal solito, volevo riprendere da dove abbiamo interrotto. Ti aspetto. Arrivo, questa volta invece dall'altra parte. Io già sicuro stavo girando a destra. E invece no, dobbiamo andare di qua. Vediamo un pochettino la mappa dove. Invece di farmi tutta la strada, perché slitta un casino sto mezzo qua. E quindi è scomodo da guidare qua su, ok. Attenzione, questo è un 320 consigliato. Cioè, come vedete, siamo decisamente bassi di livello. Cosa quanto devo spendere ancora? Porca miseria. Quasi dimenticavo. Complimenti, sei nella League. Ho fatto il culo a Mercer. Spera solo che non lo facciamo noi a te. Guarda il golfino. Mini davanti. Ok. Siamo già circondati da tedesche, BMW. Che cacchio. Vai, vai. C'è anche il volo. Quello cos'è? Il Volvo? Tieni giù il Non è il piede e BMW. non fermarti. Mi danno via, questo già non gira di suo. Poi mi danno le botte. Guarda. Oh. Chiamo la protezione fuori strada qua, eh. Porca troia. Ma una volta gli alberi non si distruggevano, scusate, eh. Dai, forza! Mamma mia, sti giri che fatica che fanno a salire. Andiamo di seconda. Devo dire che mi aspettavo di meglio. Tacite! Taci! Che noi abbiamo un diesel, è lento a partire, ma quando parte, guarda lì! Dai, tu c'è anche. Cos'è? Quella è la vecchia Aston Martin, o sbaglio? Grazie, mi ha fatto leggermente da spalla. Vai giù di bombe, ma Mi neanche col aspettavo nostro questa qualcosa di meglio viaggia. da te. Va al Subarino! Ecco, mi sarei voluto fare questo, di essere sinceri oggi, eh. Però, ahia, schiantati sulla colonna, lì non sarebbe stato male, dov'è? Freno a mano, derapatona. Ma che in discesa viaggia. Lanciati, buttati giù così. Viaggia Forse una gara già un guidata po' non di è la più. Vai cosa giù di ideale. bomba, vai giù di bomba. Dai, su. A fatica però stiamo tenendo la prima posizione. Non gira, oh, c'è poco da fare. Stiamo tenendo la prima posizione nonostante siano una classe, diciamo, una bella classe più su di noi. Abbiamo però il Subarino attaccato al culo, eh. Che bella sta zona, guarda che figa. Tutti gli alberi così devastati. Niente, il Subaru qua non riusciamo a liberarcene. Sì, Non è bravo, ancora Mito, si è schiantato da finita! solo. Bravissimo, guardate che figata sto scenario. Ma è bellissimo questa zona. Ah, qua siamo a nord della mappa dove c'è la cava. Bellino, bellino. Dai, dai, che la terza mi sta morendo. Dai, che ce la puoi fare. Non ci sono Non soldi gira. da Arcaccia. Cioè, ogni piccola curva devo andare giù di freno a mano. C'è poco da fare. Vai, 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 vai. Ah, io magari posso anche cambiare marcia. Salto. Ok. E siamo arrivati. Dai, abbiamo vinto lo stesso, di pochissimo, ma ce l'abbiamo fatta. Vinci Non abbiamo fatto sempre. cazzate, diciamo, Significa che abbiamo ancora tanto da imparare. eh. Ok. 34.000, davvero cifre piccole, Mi piace qui. Ti interesserebbe se riuscissi a organizzare qualcosa? Dipende. eh. E dipende Che cosa cosa vuoi ho? fare, in due, Me in lo tre, chiedi? non lo so. Sta per sparire un'altra consegna. Ricambi? Auto. Ti avviso quando si parte. Come auto? Ci dà già un'auto, cioè l'auto finale? Abbiamo già finito, quindi sono pochissime rispetto a quello della corsa. Poi magari ci farà fare altre 10 gare, non lo so. Però visto che sto registrando da un pochettino, io direi, figlioli, ci fermiamo qua. Guardate quanto è cattivo da davanti, mamma mia, molto cattivo. Noi ci fermiamo qua, riprendiamo poi nel prossimo video, così facciamo la storia del fuoristrada. Voi, come sempre, mi raccomando, lasciate un commento per farvi conoscere, mettete un bel like e ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao a tutti!